Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo un carburatore PHBG19, già provvisto di cono Venturi, però in materiale fossilico e polvere d'alluminio fatta a mano. Toglierò questo qui e ne farò uno ricavato dal pieno, creando un alloggiamento nel corpo del carburatore e poi ricavando da una barra di Ergal il nuovo cornetto Venturi. Vediamo il video. Ecco qua un bel carburello 19 portato ai minimi termini da rifinire, da ripulire un attimino, da ripulire il forellino in ottone calibrato qui dentro, vedete? È stato accorciato e adesso verrà preparato il Venturi in alluminio, in Ergal per la precisione. Questo è il PHBG19 AD, ok raga? Ridotto ai minimi termini. Qua c'è la testa di questo motore con inserto sempre in Ergal ricavato dal pieno, filettatura a passo lungo per candele a passo lungo e via. C'è solo la vite, visto che c'era la posizione del guidavalvola, ho messo una vite ad incastro autofilettante. E adesso mi faccio quel bel venturello per qui. Posizionato il tronchetto in Ergal, dal quale come potete vedere c'è già la filettatura 14 M14 per 1,25 mm, e inizierò a forare con la punta da 16 perché già il foro sta fatto, quindi dovevo portare a 19, c'ho la punta da 16, vai, aggiudicato.
Ok, 22 qualcosa, va più che bene, perché comunque non supererà i 20 mm, il Venturi, di lunghezza, di sporgenza. Allora, vediamo. Da me, perfetto, il foro ce l'abbiamo, adesso faccio la faccia qui. Perfetto, perfetto. Adesso mi faccio la protuberanza che andrà all'interno qui e poi quella che andrà all'esterno. E poi alla fine rimarrà il cono esterno, il terzo diametro, insomma. Dobbiamo fare circa 22, 21,95. Ventidue e 10, poi lo lasciamo sempre un po' più grosso che si deve rifinire, no? Alla fine. Ok, ancora dobbiamo andare parecchio dentro. Allora ragazzi, primo diametro, primo cilindro, parte cilindrica esterna che va qui, fatta perfettamente. Adesso mi segno col pennarello qui sul piano in modo da fare la seconda parte cilindrica che va ad appoggiare qui, che poi verrà forata per i forellini e poi il vero e proprio cono, come vi dicevo prima. Quindi adesso mi segno qua. Ok, un po' di segno ce l'ho. Ecco qua ragazzi e ragazzi, ecco qua, tutto perfettamente in serillo, si vede niente. Ecco qua, va bene? Adesso non resta che fare la parte esterna, rifinire il tutto e tagliare il pezzo, incollarlo al carburatore e lucidare.
Vai. Vai, si taglia, ragazzi, col troncatore. Quasi finito, portato a 19 il diametro interno del foro, fatto col troncatore fino a quando non ho iniziato a vedere segni di problemi. Adesso toglierò il pezzo da qui, lo metto sulla sega a nastro e poi lo rifiniamo al tornio. Vai. Ecco qui il semi lavorato, come va, poi vi faccio vedere le rifiniture. Adesso sarà da forare qui e spianare. Eccolo qua, il 19 PHBG Racing. Dai, finiamolo. Foriamo. Vai. Eccolo qua. Si inizia a prendere forma il venturello. Ci siamo, ragazzi. Adesso devo fare i forellini. I forellini devo fare. Troppo preciso l'ho fatto. Non c'è bisogno nemmeno di collante. Perfetto. Questa da fare fuori qui. Foro starter e foro oggetto aria, ripulire qui il forellino che si è chiuso con i trucioli, ripulire bene qui, insomma va, questo dopo il pranzo, perché adesso è arrivato l'orario di pranzo.
Eccolo qua, ragazzi, il Venturi. Eccolo qua, mettiamolo in fase. Eccolo. Questo già va serrato, però deve essere fissato con l'epossidico. Non resta altro che lavare perfettamente il carburatore e montare tutto. E incollare anche questo. Quindi il pezzo l'abbiamo fatto, il carburatore è pronto e questo è quanto. Giustamente non è un tutorial, però comunque ci sono tutte le fasi e tutti gli accorgimenti da adottare per fare questo lavoro qui. Naturalmente non ci sono inclinazioni, gradazioni e altro. Se vi è piaciuto, lo sapete che dovete fare. Al prossimo video, ragazzi. Ciao.